Buongiorno dal dottor Claudio Saracino, oggi parleremo di fratture delle ossa, ok? Ricordati, tutto ciò che dico va sempre vagliato dal tuo medico di fiducia, perché io, i miei consigli e tutto ciò che vedi, che ascolti del sottoscritto della mia associazione, i Proregio Associati, non costituiscono diagnosi né terapie né cure, né si sostituiscono al tuo medico di fiducia, o al tuo psicoterapeuta o psicologo, per cui mi raccomando, una cosa non esclude l'altra. Sappi soltanto che per quanto riguarda le fratture ci sono studi scientifici sull'ipnosi dove la persona che ha una frattura e che si fa curare dal suo medico, dall'ortopedico, eccetera eccetera, con l'ipnosi accelera il processo di guarigione, accelera in maniera esponenziale. Hanno fatto degli studi in dei gruppi, hanno visto che si triplica per 3 il periodo in cui una persona guarisce con la frattura, perché guarda caso, quando la mente ci crede, spinta dall'ipnosi, dalle parole ipnotiche positive, accelera questo processo. Per cui se tu sei in un ospedale, ti sei fratturato eccetera eccetera, chiedi al tuo medico se esiste un medico in quell'ospedale che utilizzi l'ipnosi vera e professionale e utilizzala per le tue fratture, che è per guarire alla velocità della luce e magari eliminare anche i dolori che senti, perché l'ipnosi è una tecnica che guida la tua mente a fare il miracolo della tua stessa mente. Non credere al sottoscritto, documentati, oggi hai questo grande potere. Visita la mia fanpage, fammi tutte le domande del caso, mandami le email a ipnologiassociati@libro.it, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi e autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid che gli cambia la vita. E visita anche i miei profili Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E al prossimo video, un bacio e un abbraccio.